Amici del quotidiano di Sicilia, un saluto da parte di Antonino Lorè. E Andrea Carlino. Benvenuti nuovamente qui nella nostra solita rubrica Il gatto, la volpe e il pallone per raccontare e commentare quella che è stata la giornata delle siciliane in quest'ultimo turno infrasettimanale di campionato che ha visto appunto protagoniste il Catania a Castellammare di Stabia e il Palermo contro la corazzata Ternana. Sono arrivati due pareggi, entrambi per 1-1, però vediamo, diciamo, sono stati due prove differenti perché il Palermo comunque ha ben figurato contro la squadra di Lucarelli, l'ha messa più volte in difficoltà, anche se poi comunque la squadra appunto dell'ex tecnico rossoazzurro ha rischiato di vincerla nel finale colpendo appunto un clamoroso palo sul calcio di punizione con Palletti. Ma Andrea, partiamo dal Catania. Che Catania hai visto contro la Juve Stabia, è andato sotto, poi c'è stato il gol di Maldonado con una deviazione da parte della barriera, è arrivato quest'1-1 e dopo appunto vari movimenti di mercato, poi ti farò le domande sulle uscite appunto di Biondi e Pecorino, però focalizziamoci scusate intanto sulla gara di ieri. Sì, il Catania ha fatto una prova alla fine grintosa, ha rimontato la Juve Stabia in un campo ostico, difficile. Ieri appunto è stata una battaglia e alla fine però il Catania anche con un po' di fortuna, perché la rete di Maldonado su calcio di punizione con un po' di rimpalli è finita in rete, ma il Catania ha dimostrato compattezza. Qualche perplessità rimane sulla questione offensiva. Ieri un 3-5-2 con Sarau e Di Piazza, ma Sarau non ha reso al massimo. Di Piazza si vede che ancora, a parte la gara contro il Monopoli, dove comunque ha fatto la differenza, ieri appunto le due partite ravvicinate ancora non le riesce a gestire. Però è un punto, il Catania muove la classifica, forse ci vuole qualcosa in più lontano dal Massimino. Il Catania ha vinto due gare in casa, mentre nelle ultime trasferte, una con la Casertana ha perso, ieri con la Juve Stabia ha pareggiato e poi c'è quella con la Paganese da recuperare e verrà recuperata la prossima settimana, il 10 febbraio. Quindi comunque il Catania avrà dei giorni per poter recuperare in vista di questa partita importante, come dici tu, si aspetta la svolta in trasferta, sappiamo comunque una grande squadra se vuole ambire a traguardi importanti deve cercare anche di inanellare un ruolino di marcia importante anche in trasferta. Andrea, ti chiedo, in settimana si è concluso il calciomercato, è arrivato Volpe. Sono andati via due giocatori molto importanti come Pecorino e Biondi. Biondi è andato al Pordenone, sappiamo che è una piazza che si sta rilanciando e in Serie B. Pecorino ha accettato l'offerta della Juventus, è stato aggregato alla Juventus Under 23. C'è stato, diciamo, in questi ultimi giorni, si sono sprecati i commenti a parte dei tifosi rossoazzurri che hanno giudicato anche in modi diciamo diversi quella che è stata la scelta di questi due ragazzi, figli di Catania. Tu come valuti questa loro scelta, questa loro Ma decisione di lasciare il Catania? diciamo che il Catania, pur essendo una piazza con una tradizione, un tifo non indifferente, vale qualsiasi altra squadra che gioca in un campionato inferiore rispetto alla Juventus e al Pordenone. C'è poco da discutere, da girarci attorno. Se Pecorino e Biondi hanno un'offerta da Serie A, poi vabbè, la Juventus l'ha girato alla Juventus 23 in Serie C, comunque è la Juventus, e Biondi ha un'offerta dal Pordenone che è in Serie B, se l'offerta è vantaggiosa, possono accettare senza alcun tipo di problemi. Il calcio romantico, dove c'è la scelta di cuore,
purtroppo, a mio modo di vedere, non è attuale. C'è poco da girarsi attorno. Non voglio nemmeno essere banale e scontato in queste considerazioni. Mi sembra veramente molto, molto scontato quello che è accaduto con i tifosi del Catania, tristi dopo l'addio di Pecorino. Certo, la Juventus è un po' una delle, soprattutto negli ultimi anni, la rivalità con la squadra bianconera è salita di tono, però io penso che 100 volte su 100 Pecorino doveva dire sì a un'opportunità del genere, che non capita tutti i giorni. Consideriamo anche che Pecorino, prima della buona parte di stagione col Catania, l'anno scorso aveva giocato nella primavera del Milan, aveva fatto anche un torneo di Viareggio. Quindi stiamo parlando di un profilo interessante. Il Catania deve monetizzare, ha monetizzato, e quindi non ci vedo niente di male. Ti chiedo 20 secondi per invece commentare quelle sono state le parole di Tacopina. Aveva detto appunto Pecorino non lo cediamo, poi appunto è andato via, e le ultime parole appunto dopo appunto la cessione del giovane ai bianconeri. Ma Tacopina penso che imparerà presto quello che succede quando si parla un po' troppo. Bisogna, come si dice in questi casi, volare basso, fly down, non avere troppe argomentazioni roboanti, e purtroppo capita in questi casi. Sì, lui ha parlato di un'offerta della Juventus vantaggiosa, che era il doppio rispetto a quella alla prima offerta, che il calciatore aveva avuto, diciamo, aveva anche, tra virgolette, diciamo così, drammatizzato alcuni infortuni. Però la cosa è chiara a tutti: Pecorino aveva un'occasione e l'ha sfruttata. È un'operazione di mercato come tutte le altre. Tacopina ha fatto un po', diciamo, la sponda da questo punto di vista, ha cercato un po' di strizzare l'occhio al giocatore, l'altro alla piazza. Capisco bene che in queste occasioni bisogna far così, ma poi i fatti dicono altro. Ok Andrea, passiamo al Palermo, come dicevamo poc'anzi, 1-1, un'ottima gara contro la Ternana dopo, diciamo, le prestazioni deludenti delle scorse settimane, soprattutto quella contro il Potenza, dove è arrivato uno scialbo 0-0. Ieri 1-1, il Palermo era passato anche in vantaggio con Lucca, poi Lucarelli ha cambiato qualcosa ed è riuscita comunque a trovare il pareggio. Diciamo, come valuti fino adesso il campionato del Palermo? L'abbiamo detto più volte, magari appunto non è l'anno, diciamo, per puntare alla promozione o comunque ai playoff, anche se comunque il Palermo è lì. Salvezza tranquilla o magari nel corso, diciamo, della stagione ci può essere quel salto di qualità? Ma bisogna fare un discorso un po', forse un po' più ampio, non lo riusciamo a fare qui, magari lo potremmo fare nelle prossime settimane. Bisogna vedere e capire qual è la prospettiva da quale si guarda la stagione del Palermo. Io posso dire che la squadra di Boscaglia è un organico che ha delle lacune, ma ha avuto una prima parte di stagione contrassegnata dal Covid. Ci sono state tante partite che il Palermo ha dovuto rinviare. Ci sono delle attenuanti nella squadra di Roberto Boscaglia, che rimane comunque un allenatore molto preparato. Ora la situazione qual è? La situazione di un Palermo nel limbo, è nel gruppone delle squadre a 27 punti, basta un passo falso e sei fuori dai playoff, basta due vittorie consecutive e sei proiettato verso le zone medio-alte della classifica. Ieri la prova contro la Ternana è stata positiva. La Ternana è una corazzata, non ha mai perso. Al migliore attacco, la migliore difesa, tre giocatori nelle prime 10 posizioni della classifica marcatori, Falletti è capocannoniere, una corazzata in tutto e per tutto.
Ieri però il Palermo è passato in vantaggio ed è stato solamente recuperato nel finale. Quindi è una prova che può lasciare spazio a delle buone indicazioni per il futuro. Certo, non basta perché il Palermo non vince da quasi da quasi un mese, dalla gara contro la Cavese per 1-0. Quindi ora bisogna anche vincere. Andrea, in conclusione, diciamo che appunto il Troina in Serie D ieri ha giocato una delle sue gare di recupero, battendo 1-0 il Marina di Ragusa grazie al gol di Berti. Al di là, diciamo, della sconfitta pesante contro la CR Messina, comunque la squadra di Mascara si sta rialzando e appunto la cura Mascara sta funzionando. Adesso sono 16 punti in classifica, ancora la squadra Troinese deve recuperare appunto un'altra partita per mettersi in pari con quelle che hanno disputato tutte le gare di campionato. Noi, Andrea, ci rivediamo appunto per il prossimo turno. Il Catania non giocherà, appunto, abbiamo detto che riposa in vista poi del recupero contro la Paganese, mentre il Palermo dovrà affrontare l'Avellino. Noi ci salutiamo. Ripeto, un saluto da parte di Antonino Lorè. E Andrea Cardino, a presto!